manco più a pensarci più, ma io ci manco più. Dopo che ho visto il giro. Io sto registrando. C'è da salvarsi, ma che retrocede? Ma di voi due chi fa la squadra più forte? Lui sicuramente. Senti, comincia a farmi. No, perché ho adottato questa tecnica. L'anno scorso me l'ha gufata lui e sono arrivato secondo e quarto nei playoff. Sicché insomma quest'anno tifo montagnano. Quando ci siamo ritrovati a Natale a distanza, anche molto distanti, quando si è parlato di consigli, lui te ne ha dato uno. No, ma lui ha 2 anni che mi consiglia, non vinco mai. Quindi quest'anno faccio da me e insomma spero un bene, ecco. Guarda. No, dai. Chiaro che, allora, è inutile girarci intorno. Purtroppo il calcio non è 1+1, perché fosse 1+1 sarebbe molto più semplice e magari vincono chi riesce, però il calcio è un'alchimia di cose che devono essere tutte a posto, tutte devono girare. Ma è chiaro che io lo so benissimo, Alessandro, ci siamo sentiva spesso, un'annata di infortuni così, e lo so, le colpe, dove sono, se la preparazione, se è stato veramente falli di campo che hanno. Però loro è una squadra che è stata danneggiata tantissimo. Ma nel caso nostro, noi 2 infortuni importanti, all'Omar e il difensore Cetoloni che è rientrato all'ultima partita, in una squadra di 20 giocatori, i 2 giocatori principali sono venuti a mancare. È chiaro che le difficoltà ci sono, ma bisogna che sia un'annata che tutte le cose vadano al loro posto, che i pali diventano go. Ok? Comunque voi siete prima di tutto 2 imprenditori. Gianni e Pinotto, noi. No. Siete 2 imprenditori che ci avete insegnato che le difficoltà devono diventare opportunità. Ma guarda, io credo che con Corrado, a parte. C'è la rivalità nei 90 minuti del derby, andata e ritorno, ma una sana rivalità. Poi credo che veramente quello che abbiamo riportato noi, e soprattutto io parlo per il nostro comune, tanto entusiasmo. Perché poi alla fine quando fai le cose per bene, sia a Montagnano, a Monte San Savino, ma lo stesso Alberoro, credo che è questa la passione, il calcio, quello sano, il nostro calcio, quello che ti diverte. Poi ne vince una e le situazioni calcistiche di ogni annata hanno tante peculiarità. Noi siamo stati penalizzati da infortuni traumatici, non infortuni dovuti alla preparazione, queste cose qui, e l'abbiamo pagata carissima l'anno scorso. E tant'è che nel derby contro loro 9 giocatori erano in tribuna. Quindi questo è stato un aspetto, però dai, noi ci divertiamo, ci sfruttiamo, ci prendiamo in giro, ma è questo che comunque ti fa anche divertire e creare tanto entusiasmo. È una cosa, è la sana medicina, insomma. Sì, ora lui era un pochino più tranquillo di me perché io l'8-10 gennaio ero con 5 gol fatti, terzultimo. No, 6 ero. Come? Ah, 6, scusa. Fa la differenza, giusto. Sicché le preoccupazioni mie sono state abbastanza, non a caso abbiamo deciso di impostare in maniera diversa chiamando un direttore sportivo che facesse solo questo lavoro, in modo che si possa sbagliare meno rispetto agli anni passati, perché purtroppo a novembre abbiamo dovuto sempre rincorrere giocatori o attaccanti, centrocampisti, difensori o fuori quota, perché l'anno scorso è stata una tragedia enorme nel caso nostro trovare fuori quota. Chiaramente speriamo quest'anno, visto che la squadra è già pronta già il 30 di maggio, speriamo che le cose possano andare meglio. Poi, come dici, il tempo sarà giudice. Per concludere però, un regalo me lo dovete fare. Un nome che arriverà presto al Monte San Savino e un nome al Montagnano. Lo dico io prima, no? Perché te che rispetto l'anzianità, dai. Prima Corrado. No, vabbè, il portiere di Furia dell'Arezzo 2003 fuori quota. Per noi è una cosa importante quel ruolo lì, sicché speriamo e contiamo molto su questo ragazzo. Noi l'ultimo acquisto, l'attaccante Giovanni Bandini, che è stato preso da Certaldo e è l'ultimo acquisto che abbiamo fatto. Grazie e buon lavoro.